Stefano, due parole. C'è l'altro che sta parlando, ha fatto gli altri. Sì. Aspetta, sì, sì, sì. Bene, eccoci qua mister, una vittoria voluta in tutti i modi, in tutte le maniere ed è arrivata, diciamo anche meritata, Portogallo in eccellenza. Come commenta questo 2-1 che era 2-0 e si è rischiato anche quasi di riaprire la partita? Sì, abbiamo fatto tre gol noi, si può dire. No, a parte la battuta... Avevamo preparato la partita per venire a vincere e ce l'abbiamo fatta e non posso che ringraziare tutti i ragazzi perché ha fatto una gran partita e proprio a mettere la ciliegina sulla torta la stagione. Sì, allora interrompiamo un attimo qua perché l'entusiasmo è tanto, ci mettiamo dove si può anche sentire un po' meglio le sue parole. Ecco, allora riprendiamo questa intervista con sfondo del campo che ci ha visti vittoriosi e ci ha visti adesso in eccellenza. Cosa è che ci ha fatto vincere oggi? Oggi abbiamo giocato la squadra come avevo chiesto. Oggi è spiccata la squadra davanti a tutto, tutti i ragazzi hanno messo ad aiutare il compagno e sacrificarsi, abbiamo stretto i denti perché comunque abbiamo giocato con una squadra importante, avevamo un'assenza importante, due, anche tre, perché anche Seferovski ed Importano sono giocatori insieme a Favret importanti per questa squadra, però la forza del gruppo ci ha portato oltre. Sì, è stato un bel campionato, un duello lunghissimo col Prodeco Montello che è stato un avversario degno. E siamo venuti qua ad espugnare il loro campo per mettere proprio la ciliegina sulla torta, insomma. Sì, infatti è stata proprio la ciliegina perché potevamo venire qua a roccarci dietro, mantenere un pareggio e quindi 5 punti di vantaggio. Non aveva senso, non aveva senso perché questi ragazzi hanno fatto veramente un campionato incredibile e hanno una forza come gruppo devastante, e così è stata l'epilogo della partita oggi. Sì, prima che andasse via ho fatto ora sentire il presidente sugli spalti, ha dovuto andare via, aveva una cresima, ma era euforico, diciamo. Avevate pronosticato una vittoria in questo senso, preparato qualcosa? Come avevo detto precedentemente, venivamo qua per giocarci la nostra partita, che voleva dire una finale, che voleva dire cercare di vincere. Questa interpretazione con la tattica giusta che avevamo messo in campo ci ha portato a vincere, quindi ce l'aspettavamo, sì. Non è che volevamo appunto venire qua perciò avete anche programmato una piccola festicciola tra voi, no, nel ritorno? Questo un po' per scaramanzia, un po' perché non è giusto, insomma. Viviamo secondo per secondo. Sì, allora le ultime due cose in chiusura. Uno, le emozioni che si prova da allenatore, visto che è anche il suo esordio da allenatore, vincere tutte le partite e vincere poi il campionato in eccellenza. E poi le prossime due, che non c'è più l'assillo dei tre punti, come si giocherà? Allora, vi do un aneddoto. Vista l'assenza di Favret e di Importano, ero quasi intenzionato a mettere sulla maglietta io oggi, perché in mezzo al campo mancava qualcosa, soprattutto a livello di esperienza. E poi ho pensato in realtà che non era giusto perché comunque i ragazzi che hanno giocato oggi, che sono entrati, si sono assorbiti l'importanza della gara, la responsabilità e hanno fornito in mezzo veramente una prestazione che ci ha portato a vincere, come avevo detto loro. E quindi questa è una gioia in più, perché gli ho detto che volevo esserci anch'io in campo, come magari Stefano Favret, come Importano, come Sefe, e quindi di giocare anche per noi, per loro, per la squadra. Sì, e le prossime due magari la vedremo indossare la maglietta sull'ultima partita? No, cioè, spero di dare spazio a tutti quanti, tenendo anche a mente però che noi non onoreremo il campionato, mancano due partite. Abbiamo vinto, ma sono altre due finali, due partite da giocare con la stessa mentalità per vincere e quindi andare in campo sempre la miglior formazione. Bene, giusto così. Grazie mister. Grazie.